un luogo veramente magico da tutti i punti di vista, da quello archeologico a quello artistico a quello paesaggistico, nel quale grazie a questa navetta e grazie al lavoro di tanti volontari e soprattutto di Gaiola Onlus, cui è affidata la gestione di quest'area, potrà essere più vicino per i cittadini napoletani, ma io penso da assessore al turismo anche per i tanti turisti che potranno scoprire alla Gaiola veramente un incanto e un gioiello della nostra città. Una navetta elettrica gratuita messa a disposizione dall'ente gestore Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus per agevolare il tragitto per l'area marina protetta. Dopo i notevoli passi che hanno reso la Gaiola un gioiello della città e un modello di gestione e fruizione sostenibile di un'area marina protetta, come la riscoperta delle meraviglie del parco sommerso con la Villa d'Ozium del Pausillipon, avvolta dalla vita marina, il progetto Posidonia Oceanica, che riporta nelle acque del parco uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, o la distribuzione gratuita degli ombrelloni sociali marini, oggi parte la Gaioletta, attrazione elettrica con capacità di 8 persone, concepita come un servizio sociale per le persone anziane e per chi può avere più difficoltà a percorrere a piedi la strada che conduce al parco. Il servizio sarà in funzione in via sperimentale tutti i weekend di agosto, in concomitanza con gli orari di apertura e chiusura del parco. Non solo si può usufruire il mare e un giorno di vacanza, ma anche un luogo nel quale si fanno laboratori, si fa ricerca, quindi veramente un complesso di attività che può rendere e renderà la Gaiola sempre più apprezzata da cittadini e da turisti. Partirà da Capo Posillipo, dove c'è lo stazionamento degli autobus, quindi anche per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, e arriverà all'inizio della pedamentina che porta giù a mare alla Gaiola. Diciamo che questo progetto si inserisce in un discorso più generale dove a nostro avviso un'area marina protetta cittadina inserita in un contesto urbano come quello della città di Napoli deve dare parallelamente priorità sia alla tutela del patrimonio archeologico e naturalistico che conserva nelle sue acque, sia alla fruizione, alla piena fruizione ovviamente sostenibile dell'area e quindi alla piena godibilità dell'area. Quindi grazie anche alla sinergia di intenti con l'assessorato al turismo, al mare, il Comune di Napoli, ovviamente al Ministero dell'Ambiente che ha permesso l'acquisto di questo mezzo, oggi andiamo nella direzione giusta, quindi della piena, diciamo, armonia tra tutela e fruizione sostenibile.